Oggi parliamo di un libro, Il potere segreto della Bibbia per scoprire Dio e se stessi. È un libro scritto da Simone Venturini, un fanese nato nel 1966. Dopo gli studi presso l'Istituto Teologico Marchigiano, ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze bibliche all'Istituto Biblico di Roma, direttore emerito della Biblioteca dell'Università Lateranense. Dal 2004 lavora presso l'Archivio Segreto Vaticano, inoltre è docente di scienze bibliche presso l'Università della Santa Croce a Roma. È autore, Simone Venturini, di diversi saggi divulgativi dedicati alla Chiesa e alla Bibbia, il primo dei quali è stato Il Libro Segreto di Gesù, pubblicato in 9 edizioni. Nel 2012 ha pubblicato anche I Grandi Misteri Irrisolti della Chiesa ed infine nel 2013 un saggio sulle dimissioni di Benedetto XVI, Il Libro Segreto di Papa Ratzinger. Allora, intanto, benvenuto a Simone Venturini. Da lunedì scorso in libreria, ma e anche sugli store digitali, quindi su internet, è possibile acquistare questo ultimo libro di Simone Venturini, Il potere segreto della Bibbia per scoprire Dio appunto e se stessi. Allora, il titolo è molto accattivante. C'è l'aggettivo segreto che tra l'altro ricorre anche in altre opere che lei ha scritto, che rende tutto molto più interessante. Ecco, dunque, questo è un nuovo modo di leggere la Bibbia e di scoprire noi stessi? Allora, secondo me ognuno di noi ha un modo di leggere la Bibbia, o dovrebbe avere un modo per leggere la Bibbia. Il problema è che la Bibbia è non solo il libro più letto del mondo, ma soprattutto in Italia anche il libro più sconosciuto, perché il mondo è grande, l'Italia è un pezzettino, no? E quindi, come dicevo, ognuno dovrebbe avere un modo suo di leggere la Bibbia, perché la Bibbia è un libro che riguarda l'anima dell'uomo, non solo Dio, ma l'anima dell'uomo, perché Dio non è che vive solo nel cielo della Bibbia, Dio vive anche dentro di noi e dunque se noi lo scopriamo dentro di noi, scopriamo anche il modo autentico e più vero di leggere la Bibbia. Il problema è che però la Bibbia è stata scritta 2500 anni fa per quanto riguarda l'Antico Testamento, comunque 2000 anni fa circa, e dunque bisognerebbe avere un po' di perizia, qualche piccolo strumento per saperla leggere meglio. È quello che io faccio sempre nei miei libri, ma in questo libro c'è molto di più. E questo molto di più riguarda proprio un ribaltamento di prospettiva. Dio abita ovviamente fuori di noi, Dio è una realtà, però abita anche dentro di noi, e questo i grandi santi, Sant'Agostino, i grandi mistici l'hanno detto sempre, che Dio abita dentro di noi, ma la prendiamo sul serio questa cosa, perché se Dio abita dentro di noi, allora anche la scrittura, la Bibbia, che è parola di Dio, dovrebbe essere letta a partire da dentro, più che da fuori. Perché dico questo? Perché nel corso dei secoli, intorno alla Bibbia, è stato creato tutto un mondo che si aiuta a capire meglio la Bibbia che è Dio, ma molto spesso è anche proiezione di quello che noi abbiamo dentro, perché Dio in sé è inconoscibile, chi può mai conoscere Dio? Quel poco che sappiamo appunto si trova nella Bibbia, ma quale uomo può dire chi è Dio o fare un'esperienza assoluta di Dio? Parlo di Dio in sé, nessuno. Dunque, invece, quello che dobbiamo fare o dovremmo fare è partire appunto da noi stessi. È possibile farsi un'idea di Dio? Ecco, questa è la grande sfida, secondo me, del cristianesimo attuale, del cattolicesimo anche attuale, ma in generale anche delle altre religioni. Chi è Dio? Come possiamo immaginarlo Dio? Come dicevo, lungo la storia, lungo i secoli, ci sono state tante immagini di Dio, non solo di Dio, ma anche dei santi, della Madonna, no?
tutte queste immagini sono più o meno corrispondenti a cosa? Alla realtà o a quello che noi percepiamo di Dio o comunque del divino, di ciò che, non, che va totalmente oltre? Questa è la domanda, no? Diciamo che è possibile farsi un'idea di Dio, però bisogna essere consapevoli che questa idea, che questa esperienza, che questa immagine di Dio è fusa, e direi a volte anche confusa, con quello che noi siamo dentro. Perché noi, secondo la Genesi, siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Dunque, non è che siamo semplicemente degli spettatori o siamo delle telecamere che filmiamo Dio. Siamo anche una specie di proiettori. Cioè proiettiamo le nostre speranze, le nostre paure, le nostre attese su Dio. Però, ecco, proprio in queste speranze, attese, in questo linguaggio è possibile cogliere veramente qualcosa veramente di chi è Dio, che comunque resta sempre totalmente oltre la prospettiva umana. Lei sostiene che i simboli sono la chiave per leggere la Bibbia in modo corretto e soprattutto per scavalcare ogni ideologia o barriera confessionale. Ecco, in che modo la Bibbia parla a tutti quanti? La Bibbia parla a tutti attraverso appunto queste immagini profonde. Cosa sono i simboli? I simboli sono quelli che caratterizzano ciascun uomo che vive sulla terra. Sono simboli universali. Pensiamo per esempio al cielo, al mare, all'albero. Qualsiasi cosa che non appartiene prettamente agli ebrei o ai cristiani, ma è retaggio di tutta l'umanità. E anche quelli che hanno scritto la Bibbia hanno usato questi simboli per parlare di Dio, per parlare della loro esperienza di Dio. Dunque, se noi recuperiamo questo livello, siamo capaci di parlare non solo ad ebrei o a cristiani, ma siamo capaci di parlare a tutta l'umanità. E dunque, in questo caso, in questo senso, la Bibbia è veramente il libro dell'umanità. E forse è proprio per questo che la Bibbia è il libro più letto e più conosciuto e più noto al mondo, proprio perché ci sono queste costanti universali che toccano le corde più profonde dell'essere umano. C'è spazio anche per trattare il tema del male? Sì, c'è tanto spazio per il tema del male con la M minuscola e del male con la M maiuscola. Questo è il tema forse più caldo, no? Perché quando accade qualcosa anche in Italia, no? Nelle recenti vicende del terremoto, no? nelle Marche, no? È stato subito sfruttato per dire che Dio ha punito, no? ha punito perché per la legge, no? Delle unioni civili e via discorrendo, no? Mandando il terremoto. Allora la gente si pone delle domande e dice: ma allora il male è qualcosa distaccato da Dio, oppure il male appartiene ugualmente a Dio, è una sua dimensione, è un suo aspetto? Questa è una grande domanda che non riceverà mai risposta. Nel corso del tempo le grandi religioni però si sono interrogate su questo aspetto, cioè sulla cosiddetta coincidenza degli opposti. Cioè, se Dio è tutto, alcune religioni dicono, deve contenere anche quello che noi chiamiamo male. Per noi cristiani non è così. Il male è qualcosa che è staccato da Dio, ma non è Dio. Il male è qualcosa per i cattolici di personale, ma è molto difficile capire e comprendere una realtà, per esempio, come il diavolo o il demonio, come qualcosa che assomiglia a noi. Anche qui, di nuovo, che cosa c'è? C'è molto dell'immaginario collettivo umano lungo tutti i secoli attraverso il quale è stato descritto il male con la M maiuscola. Il male resta un mistero, come Dio è un mistero. Il male con la M maiuscola, che è una realtà. Il modo in cui si manifesta però è molto preciso e nella Bibbia viene descritto, perché ci sono diversi nomi, ma quei nomi con cui si manifesta il male sono delle funzioni del male, mentre la realtà oggettiva e personale e coerente riguarda Dio e non il male. Quindi
la storia dell'angelo decaduto, che poi è diventato Satana, viene in questo caso rimesso in discussione? Per me non si deve rimettere in discussione nulla, cioè nessuno deve distruggere nulla, nessuno deve dire che è vero o non è vero. La storia va avanti e la storia oggi ci propone a noi cristiani tanti strumenti linguistici e insomma tante cose che un tempo non c'erano, no? Qual è il linguaggio della Bibbia? Il linguaggio della Bibbia è un linguaggio mitologico. Che significa mitologico? Significa che la Bibbia, per descrivere certe realtà, non fantasie, usa un certo linguaggio che era comprensibile, che era diretto agli uomini d'allora. Questo non significa che non sia, diciamo, valido anche per noi, però noi oggi, uomini del XXI secolo, abbiamo anche altre categorie, perché siamo figli della Grecia, siamo figli del pensiero occidentale, delle filosofie occidentali, quante correnti di pensiero si sono accavallate lungo i secoli. Dunque, certe istanze dell'uomo moderno non possono più essere così accantonate, perché altrimenti noi restiamo sempre con una descrizione del male che possiamo condividere noi, ma tutto il resto della gente rimane totalmente all'oscuro e rifiuta, ecco, questo è il problema, e rifiuta certe descrizioni così concrete del male, che per loro invece è qualcosa di molto più sfumato. E purtroppo spesso, oltre che molto sfumato, si arriva a dire che il male totalmente non esiste, e questa è l'altra deriva. Allora, come conciliare queste cose? Nel mio libro cerco proprio di fare questa operazione, cercando di guardare con un occhio più attento non solo quelli che a Dio ci credono o credono al diavolo, insomma, ma guardando con un occhio privilegiato tutti gli altri che sono affascinati dalla Bibbia ma non la aprono, perché hanno tutti questi filtri che per loro appunto sono dei filtri che impediscono di leggerla. Di questo e naturalmente molto altro si parla in questo libro, Il potere segreto della Bibbia, edito da Wanda e Publishing. Può dirci qualcosa di più di questa casa editrice? Allora, questa qui è la prima casa editrice italiana vera e propria che pubblica ebook. Si chiama Wanda e Publishing. E pubblica ebook e anche versione cartacea, però sugli store online. Se poi dopo, ovviamente, ormai l'editoria è un mondo in continua evoluzione, i libri si vendono poco purtroppo, gli editori allora molto più volentieri vedono se un ebook o una cosa online funziona, poi dopo lo prendono e fanno anche il passo. Quindi fondamentalmente si trova sugli store online, quindi Amazon, IBS, Mondadori, anche la versione cartacea, quindi gli arriva il libro a casa. Sicuramente potrei fare anche una presentazione a Fano e quindi in quel caso le librerie saranno dotate di libri. Per adesso questo libro è disponibile online su Amazon, su Mondadori, su Internet Bookshop. Al prezzo di? Al prezzo di circa 9 euro. Bene, grazie a Simone Venturini, è tutto, grazie per averci seguito.